L'onorevole Umberto d'Ottavio è stato l'autore di un disegno di legge poi approvato che ha finalmente riconosciuto il canto degli italiani come inno ufficiale della nostra nazione. È andata così, un'impresa di cui ovviamente sono orgoglioso insieme con tutto il Parlamento, che ha riconosciuto finalmente dopo 70 anni di provvisorietà qualcosa che per gli italiani è scontata, e questa è la cosa più bella. Oggi questo inno lo cantano tutti, lo conoscono tutti, la musica è una musica nella quale ci si può riconoscere. Devo dire che bisognerebbe di più comprendere meglio le parole. Per esempio, credo che, come dice anche la legge, andrebbe studiata nell'educazione civica il senso dell'inno. L'inno bisogna conoscerlo, ma anche capire il senso. E l'inno, il nostro inno dice una cosa molto semplice, cioè la nostra è una repubblica, e Mazzini voleva, e Mameli voleva anche lui una repubblica, che si batte contro gli oppressori, cioè non è per dire che il nostro paese è migliore degli altri, vuole vivere in pace, anche nel nome di Dio, come dice l'inno, e soprattutto usa una parola che per me è importantissima. La prima, dice fratelli d'Italia. Pensateci un attimo, cosa c'è di più che dire fratelli? Quindi è un inno che invita a battersi per la propria patria, per difenderla, per dargli onore, essere pronti a combattere, ma sempre contro invasori, non ad essere invasori. Quindi, come dire, a voler bene la propria patria in pace con gli altri.